il pacco più grande della storia dopo il cavallo di Troia, che è comunque un argomento inerente a quello che stiamo trattando. Lo zio Labano veste Lia la cozza da sposa e gliela butta nella tenda. Adesso io so già cosa state pensando, però mettetevi nei panni di sto ragazzo, che non solo si è fatto un mazzo tanto, ma è anche un po' filtrato, è buio, ma fondamentalmente sono 7 anni che non vede un pelo di niente. Quindi appena entra, come diceva il nonno, la natura della femmina, immaginate come è andata a finire. Poi felice, appagato, Giacobbe si addormenta. Mattina seguente, raggio di sole sugli occhi di Giacobbe, che ancora felice e innamorato si gira per baciare corre come un pazzo dallo zio. Zio, m'hai fatto il pacco? Fermo. Perché? E tu non conosci le leggi? Come non conosco le leggi? Da noi si usa che le prime a sposarsi siano le figlie maggiori e poi quelle più piccole. Sì, ma io volevo sposare Rachele. E che problema c'è? Lavori altri 7 anni e te la faccio sposare. Infatti così succede. Giacobbe lavora altri 7 anni e sposa anche Rachele. Questo la Bibbia non lo dice, ma pare che ogni volta che lei dicesse «Dai Giacobbe, andiamo domenica a mangiare dai miei», lui sparisse per lunghi mesi di meditazione. Mio nonno era terzo di 3 figli ed era il più giovane. Avrebbe dovuto subire la stessa legge di cui è stato vittima Giacobbe, ma non avendone la stessa pazienza, ha rapito la nonna. Cicillo, un amico mio, una sera mi dice: «Ehi, sto andando a fare l'amore con la figlia di Compare Anci, vuoi venire?» Non tenevo niente da fare, io ci andai. No, non ci siamo capiti. Far l'amore voleva dire farsi un occhiolino, mandare un bacetto, hai capito, un sorriso, questa cosa qua, non come la pensate voi giovani di oggi, hai capito? Per più di un mese l'accompagnai. Caro mio, da giovane tua nonna era bella, era proprio bella. Io più la guardavo e più mi piaceva. E poi vedevo che pure lei guardava me, non guardava Cicillo. Così, dopo un po' di tempo, ho detto all'amico mio: «Oh, ma tu che intenzioni tieni?» Michele, io non lo so, non so se mi vuole, non capisco. Non... Sì, Cicillo, fai una bella cosa, lasciamela a me, ci pensia. Una sera, dopo più di 3 mesi, che tutte le sante sere io stavo 2 ore sotto al suo balcone, lei scende a prendere l'acqua. Ti rendi conto? Dopo mesi e mesi che facevamo all'amore, finalmente ci potevamo parlare. Hai capito? Io non capii più niente, mi salì il sangue al cervello, ma aggiustai il cappello sulle 35, andai alla fonda e ci ho detto: «Senti un po', mi vuoi tu a me?» «Sì, io ti voglio, però tu devi parlare con mio padre!» «Ma prima chi parla con tuo padre? Tu sei sicuro che mi vuoi a me?» «Sì, io ti voglio!» E scappo via come un fulmine. Si usava a quei tempi che le prime a sposarsi in una famiglia dovevano essere le figlie femmine, no? E poi in ordine d'età i figli maschi. Io avevo un fratello e una sorella e disgraziatamente era il più giovane. Il fratello, quello era un citrone completo, non usciva mai. Esci, vatti a bevere un bicchiere di vino, va a fare 2 passi, sto stanco. E ci così credi che te la possono portare direttamente a casa? Se non esci, non ti sistemi più, fatti gli affari tuoi. Io quelli mi sto facendo, sta aspetta a te, ma me lo metti in Natalino. La sorella, nessuno se la prendeva, nessuno si faceva avanti. Tesoro, metti un bel vestitino, un poco di cipro, un fiocchetto nei capelli, vai a fare una passeggiata con le amiche.
E ci cosa credi? Che io sono una di quelle. Ma per un cake di fiocchetti, subito una di quelle si diventa. Ma dove sono capitato? In che famiglia? Se nascevo in un convento mi divertivo di più. Insomma, per farla breve, io non avevo nessuna intenzione di aspettare come di loro. Mi rimaneva una soluzione sola. Il rapimento. Ma ogni cosa doveva essere perfetta. Andai una sera dove sapevo che suo padre si trovava a passeggiare. Buonasera, compare Angelo. Buonasera, Michelin. Volevo fare due chiacchiere con la signoria vostra, se permettete. E come no, facciamo due passi. Cominciamo a camminare, ma quello, il compare, anziché farmi parlare, non sta mai zitto, mi diceva della campagna, di cose, le olive, così a un certo punto mi sono bloccato. Compare, scusate, vi devo parlare. Che cosa devi dire? E io mi sono innamorato di vostra figlia, posso portare la famiglia? Lui mi voleva bene, lo sai? Sì, perché io lavoravo nella sua campagna ogni tanto e lo sapeva che ero lavoratore. Io il pane alla figlia non gliel'avrei fatto mai mangiare. Così portai la famiglia, due testimoni e ci fidanzammo in casa. Ma questo voleva semplicemente dire che anziché stare sotto al balcone, la sera potevo salire una mezz'ora, sempre che lei non fosse da sola. Ma questo a un uomo non poteva bastare. Io ero nel pieno del fuoco, le carni si arrizzavano ogni volta che la vedevo, un bacetto ogni tanto non mi bastava più. Inoltre eravamo in mano a Mussolini, quello che se non ti sposava a 25 anni dove paga la tassa un celibate. Così un giorno, sapendo che suo padre non c'era, andai a casa sua, la misi sulla bicicletta e la rapì. Ma io sono uomo che rispetta la femmina e decisi di non toccarla fino al giorno del matrimonio. La portai a casa di una mia cugina fuori di paese e dopo una settimana mi presentai da suo padre. Apriti cielo, me ne ha detti di tutti i colori. Secondo le regole io l'avevo disonorata, ma questo a me non mi importava. C'era solo una cosa importante, che lei era mia. Essendo il nostro matrimonio riparatore, nemmeno un centesimo ci spettò di dote. Figurati che il pranzo di nozze fu pasti e piselli, soldi per la mobile, non è stare. E il materassi? E me lo so fregato dal letto di mio padre. Mentre dormivo da una parte mi ho fregato un materassi, poi l'ho girato e mi so fregato pure là. Ero l'uomo più felice della terra, sai? È passato tanto tempo. A volte ci penso e mi domando, chissà se sono stato un buon marito. Non credo, l'ho tradita tante volte. Però l'ho amata davvero, sai? È stata la mia amante, moglie, amica, serva e sorella. È stata la femmina più calda, la madre più amorosa, la persona che mi ha capito più di tutti. Io lo so. È lei che mi porterà all'ultimo respiro. A lei e alla natura della femmina io ho dedicato tutta la mia vita. Ma forse non è stato abbastanza.